Al via l'alternanza scuola-lavoro per gli elettronici del Panetti Pitagora di Bari. Si occuperanno di stampa 3D. Cosa sono le stampanti 3D? La risposta non è complessa. Si tratta di stampanti più evolute di quelle classiche che stampano su supporti cartacei a due dimensioni. Una stampante 3D consente di riprodurre qualsiasi modello tridimensionale attraverso un processo che parte da un disegno realizzato attraverso un programma informatico di progettazione grafica e si conclude con l'elaborazione da parte di una stampante tecnologicamente evoluta che costruisce letteralmente l'oggetto pensato e disegnato al computer. Gli studenti della quarta ITEC del Panetti Pitagora, corso di elettronica, a partire da mercoledì 14 settembre hanno iniziato proprio un'attività di alternanza scuola-lavoro presso un'azienda che si occupa di stampe e stampanti 3D. Si tratta della Puglia Makers 3D SRLS, con sede a Bari in via Guido De Ruggero 56. Il percorso, della durata di 25 ore, prevede una base teorica sui principali concetti della stampa 3D e diverse esercitazioni pratiche al fine di rendere gli studenti autonomi nella fase di realizzazione di oggetti in tre dimensioni. Di sicuro interesse sono le tematiche sui componenti delle stampanti e sui software comunemente usati dalle aziende per produrre manufatti 3D. Il percorso, rigorosamente progettato dai docenti dell'istituto, professoressa Silvia Mattarrese e professoressa Paola Caradonna, e dagli esperti dell'azienda Puglia Makers 3D, si configura come un punto di partenza per affrontare in futuro tematiche più articolate e approfondite riguardanti il mondo della fabbricazione digitale. Così ai nostri microfoni il tutor dell'azienda. Stiamo realizzando con i ragazzi una pedana rotante per poter effettuare al meglio le scansioni tridimensionali. Stiamo realizzando tridimensionalmente, virtualmente, tutti i componenti che poi andranno a formare questa pedana. Diventare esperti di stampanti 3D significa entrare in un ambito del mondo del lavoro che ancora non ha esplicitato tutto il suo potenziale. Al Panetti Pitagora il contatto col mondo del lavoro è di casa.